si ritorna dalle vacanze e normalmente si ha il computer, un hard disk o una macchina fotografica piena di scatti, sempre, ed è sempre stato così, sia per i professionisti che per gli amatori. Chiunque ha la passione della fotografia, quando va in vacanza, scatta talmente di quelle fotografie col cellulare, con la macchina fotografica, e dopo non sa più che cosa farsene. Ebbene, una volta, quando esisteva soltanto la pellicola, si scattavano i rullini, si preparavano e si portavano in un laboratorio fotografico per farli sviluppare. Oggi purtroppo questa usanza è completamente morta perché esiste il digitale, è più facile scattare 200 fotografie e tenerle lì sul rullino. Ma io sono sempre di un'opinione che chi è amatore, chi è appassionato, o anche chi vuole avere in casa un pezzettino della propria passione, deve provare a stampare le proprie fotografie. Partiamo da questo concetto perché voglio raccontarvi che un po' di tempo fa, circa un paio di mesi fa, mi ha contattato una società che si chiama Sal Digital. Sal Digital è un portale online che stampa fotografie. Non stampa solo fotografie, ma stampa una serie di prodotti molto interessanti e di alta qualità. E mi ha detto: Luca, ciao, vuoi provare i nostri prodotti? Io ho detto sì, perché no? Stampiamo qualcosa insieme. E mi hanno consigliato che cosa stampare, quali sono i prodotti che avrei potuto provare per potervi raccontare. Quindi io ho scelto di provare i fotoquadri. Fotoquadri che cosa sono? Fondamentalmente sono delle stampe fotografiche su di un materiale, non per forza carta fotografica, ma su di un materiale specifico. E ne esistono di vari tipi e di varie qualità differenti. Naturalmente ognuna poi ha un costo a sé. Io ho scelto due di questi materiali che mi intrigavano davvero parecchio e ho chiesto di stampare due fotografie della stessa dimensione. Partiamo dal presupposto che questa collaborazione con questa società che si chiama Sal Digital l'hanno fatta per prima Dario Nicolai ed Enzo Alessandra, e vi invito a guardare i loro video che hanno fatto su YouTube, perché hanno approfondito altri temi rispetto a quello che sto approfondendo io. Io naturalmente mi manterrò molto più sul provare a stampare le proprie fotografie per provare l'ebbrezza di avere in casa un materiale, un prodotto, qualcosa che avete fatto voi con le vostre mani, che potete ammirare e guardare. Mentre io sarò molto ma molto più generico. E in più vi invito a rimanere fino alla fine perché vi spiegherò come avere un buono sconto per provare a stampare le vostre fotografie. Partiamo però dal pacco. Pacco che mi è arrivato tempo fa, dico anche quando, non mi ricordo. Che io naturalmente ho aperto per vedere cosa conteneva, ma che subito ho riposto, perché volevo scartare con voi quelle che erano le fotografie. Allora, lo scatolo sono imballate in modo impeccabile. Ok. Queste qua sono i due scatti che ho fatto. Ora ve li mostro e vi mostro anche quali sono le tecniche di stampa che ho utilizzato. Allora, partirei con questo qui. Come vedete, le fotografie sono belle imballate. Io ho scelto due scatti differenti che ho fatto. Perdonatemi, ho l'iPad con un po' di informazioni segnate. Scatti che ho fatto, uno con la Sony A6500 e l'altro invece con la Fuji X-H1. Entrambe le fotografie ne vado molto fiero perché mi piacciono davvero tantissimo. La prima che vi mostro, andiamo a spacchettare perché finalmente adesso posso spacchettare le ho tenute conservate per fare questo video per un sacco di tempo e non sono mai riuscito ad appenderle perché sono bellissime. La prima che ho stampato è questa qui che vi mostro, è quella stampata con la Fuji X-H1. Allora, il materiale di stampa si chiama metal crilato. Ora, cos'è il metal crilato? Questo va via. Allora, la fotografia è questa qui. Purtroppo, e dico purtroppo, non rende a video la qualità della stampa. Sì, pensavo di potervelo mostrare. Allora, partiamo dal presupposto che è un materiale come se fosse una sorta di plexiglass. Sto sbagliando i termini, attenzione, quindi non sono un professionista del settore, non conosco tutti i materiali, ma a occhio è come se fosse plexiglass. Faccio un esempio molto random. Molto bello, porta una patina protettiva davanti, infatti voglio andare a rimuoverla. Posso darvi qualche altra informazione? È un materiale che, tra le altre cose, non costa neanche tantissimo la stampa,
tutte le stampe sul sito Sal Digital sono personalizzabili in qualsiasi dimensione e misura, quindi se volete una fotografia 38x38 potete stampare 38x38. Questa è stampata su metacrilato a 6 colori e non a 4 come siamo abituati a vedere, perché con una loro tecnica specifica di stampa riescono a stampare anche colori più chiari, quindi a ricreare anche delle sfumature ben particolari e precise. La loro è una stampa UV e no, bella, dà una sensazione fantastica. Spero che si riesca, a parte metti a fuoco macchina fotografica, ok. Questa fotografia, per sempre che io ne vado fierissimo per quella che è uscita fuori, ed è una stampa davvero magnifica. Una particolarità che tra le altre cose ritroveremo ancora di più nell'altra stampa che vi farò vedere sono i dettagli. Sul sito, tra le altre cose, di Sal Digital, loro vi consigliano anche un materiale per il tipo di fotografia. Ad esempio questo tipo di fotografia qua, oltre che essere naturalmente un bel oggetto di design, perché poi viene tagliato e rifilato e limato per non far vedere i bordi. Io spero che si riesca a vedere, cerco di mettere a fuoco. È tagliato ed è rifilato benissimo, così da permettere di essere completamente levigato e si vedono i colori attraverso. È davvero fantastico il tipo di stampa e la fotografia rende benissimo. Sono abbastanza soddisfatto, questo penso che la metterò in salotto perché è davvero davvero bella bella bella. Detta la prima, passiamo alla seconda, che è un pochino più articolata. La seconda è stampata su alluminio di bond. L'alluminio di bond è un materiale base alluminio messo in una struttura pancake con un'altra struttura di PVC, insomma roba complessa che trovate naturalmente tutta quanta ben spiegata sul loro sito. Io ho fatto delle prove seguendo i loro consigli, perché mi hanno consigliato che tipo di stampa fare su quale tipo di materiale. E quest'altra stampa che ho fatto, che mi piace ancora di più, ma quanto è bella, è questa qui. Allora, questo materiale porta una stampa, spero che mi sentiate, vorrei farvela vedere, porta, sì, si vede, belli belli belli, con bellissimi colori. La stampa ovvia a 6 colori, come detto, che è una tecnica già più particolare, perché normalmente sono a 4 colori, riescono a stampare anche i colori più chiari, quindi a stamparle e non a mettere meno colore, è un po' particolare come discorso, ed in più con un sistema di raffreddamento che hanno dell'inchiostro che si grazie ai raggi ultraviolette si raffredda e quindi si imprime all'istante, permette anche di stampare i dettagli più piccoli. E io in questa fotografia, che è ricca di texture, che vorrei mostrarvi, la stampa è ricca di dettagli, perché io ho scelto una fotografia ricca di texture che porta questo pontile di legno che è ricco 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 di dettagli che sono replicati tutti quanti. La fotografia non è assolutamente impastata ed anzi è davvero venuta benissimo. Ci sono tutti i dettagli che avevo inserito, in più anche i colori sono molto fedeli. In più voglio raccontarvi anche quest'altra cosa: per la stampa Sal Digital vi mette a disposizione un programmino che si scarica gratuitamente per Windows e per PC, per Mac e per PC, scusatemi, che vi permette di, in modo molto semplice, di caricare un profilo colore. Nel caso siete professionisti e volete stampare con una qualità fotografica e richiamare esattamente i vostri colori, vi danno la possibilità di scaricare i veri profili colore per i vari materiali che potete aggiungere alla vostra fotografia in Photoshop per poi stamparla tramite il loro programma. Vi invito a guardare un video di Enzo d'Alessandra che l'ha fatto e spiegava passo passo come fare questa cosa, perché è molto molto interessante. Io invece vi invito a provare, a prescindere dalla qualità fotografica delle vostre fotografie, a stampare una fotografia, perché sono davvero 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 fantastiche. Avere un pezzo di sé, di qualcosa che hai fatto tu, che hai scattato tu in un determinato momento, è davvero una sensazione molto particolare. Oltre ad andare fiero degli scatti che ho fatto, vado fiero davvero delle stampe, perché sono davvero fantastiche. E quindi arriviamo alla parte del video dove vi dico che c'è uno sconto in descrizione. Sal mi ha dato questa opportunità di darvi uno sconto a tutti quanti voi grazie a un codice sconto che si chiama Sal Auletta. Lo trovate scritto sotto in descrizione e trovate una serie di informative su come funziona questo codice. Vi dico che ce le ho segnate qui davanti a me.
Lo sconto ha un valore di 20 euro, che naturalmente vale per gli acquisti superiori ai 39,95. E da una durata fino al 15 ottobre, quindi avete tutto il tempo per provare a stampare le vostre fotografie estive e poi mandatemele perché voglio vedere come vengono le vostre stampe. Quindi mandatemi una fotografia e taggatemi su Instagram che io le guarderò e così le potremo commentare insieme. Insomma, io spero che vi sia piaciuta questa idea di stampare delle fotografie e spero che utilizzerete il codice sconto perché è davvero interessante provare e risparmiare, perché poi una prova è bello farla quando si risparmia e non si spendono tanti soldi. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete delle domande, potete scrivermi qui nei commenti. Andate a vedere i video di Dario e di Enzo che l'hanno fatti un pochino più nello specifico parlando di Sal Digital. E andate a trovare Sal e utilizzate il mio buono sconto. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.